Benvenuti o bentornati, è arrivato il pacco della Wizards, lo apriamo. Sarà un po' tutto storto. E oggi abbiamo anche un ospite speciale. Viene anche Sofia, apre qualche busta con noi. E vi dico già che c'è una busta mezza aperta. Cioè, è mezza aperta, vabbè, apriamola subito, vi faccio vedere. Intanto non avevamo trovato niente in questa busta, c'era l'ostaggio, questo Factor Fiction, che è brutto. In realtà è bello, costa 3. E niente. Un po' così. Abbiamo il kit iniziale, carino. Questo lo davano anche all'evento di GameStop se siete venuti. Se non siete venuti, molto male. Molto, molto male. E anche il mazzo Commander di Sauron. Bellissimo, bellissimo. Lo faccio vedere anche qua, bellissimo. Ce ne sono quattro, Ce ne sono quattro diversi, uno con Eowyn, uno con Galadriel, uno con Frodo e Sam. Questo era quello che volevo io, troppo bello. Colori Grixis, questo poi costa infinito. Sembra pure bello. E dopo apriamo pure questo perché sono curioso di vedere com'è, perché è uno di quelli che ci teniamo. Il kit iniziale lo regalerò a qualcuno in giro, boh. E apriamo le buste, apriamo le buste. Aprine una. Dammi me. La plastica. Bello. Ghibli. La fiala di Galadriel. Beh, si poteva fare di meglio. Molto meglio, mettiamo via. Metto Vai via. tu adesso, Metto metti via. via. Io apro la busta che avevamo già aperto. Perché siamo dei golosoni. Non ce la facevamo a resistere. Guardate, è tutta mezza rotta. Vabbè. E però qua, a parte che belle le nuove foreste, nuove terre con la mappa. Nuove terre tutte Tutte uguali. uguali perché sembrano tutte delle foreste. E qua avevamo trovato, oltre a Gollum, che è bellissimo. Quest'art qua, bellissima. Sauron, bello. Bello Sauron, no? Costa infinito, è Egida leggendari, sbattone per chi lo deve togliere. Apriamo una busta, apriamo la prima busta noi, veramente, io. No, anche quella di prima. Ah, è vero, anche qua di prima l'avevo aperta Noi io. abbiamo trovato fiala. La fiala di Galadriel. Pianura che sembra una foresta. Sembrano tutte le foreste. Queste qua sono set booster, quelle un po' più carine, dove potevamo trovare anche le robe della... Guardate che bella la lista dei lunghi Ent, che proprio dà questo senso di lentezza, perché è una saga che dura 6 turni e fa sempre la stessa cosa. Ripristino degli Ent, Legolas, quello brutto, e Elrond, si poteva fare un po' meglio, Protettore Gondor e Portale Planar Portal. Che È una carta vecchia con de liste. Queste qua sono quelle carine. Sì. Ma ce la facciamo a trovare l'anello? Anche se non abbiamo un collector booster, troviamo un anello normale. Questo è figo. Aprilo tu. Che Che sta spaccando il sta modem. spaccando il modern perché costa 4 in colori. Indistruttibile. Indistruttibile, fa pescare. Fa Sembra tutto, fa forte. anche il caffè. Sembra forte, no? Vabbè, ci farà togliere qualche vita, ma la gente se ne toglieva anche con Dark Confidant se ne faceva una ragione. Che brutto Frodo Ma qua. sì, ma se peschi. Ma se peschi è sempre forte. Un modo per vincere lo si trova. Rimprovero severo. Questo nuovo counter fortissimo. Counter è una creatura bersaglio forza inferiore a 2. O in costituzione. L'anello va al sud. Si poteva fare di meglio, Ghibli. Niente, devi aprire Però queste questa buste, busta. sti giro. Guarda questa cosa qua. Guarda che bello. Abbiamo trovato i tre uccelli di Gandalf. Quelli che alla fine vanno a salvare Frodo, Sam e teoricamente anche Gollum. Bellissimo Che non si sa. che non si sa. Però in Non si realtà ne sa. ha portati tre. E arriva, anche nel film arriva, vede che non c'è nessuno e va via. Una Non si scena sa. C'è sottile. Potrebbe essere così come potrebbe non essere. Adesso ne apriamo una noi. Che bello che le abbiamo trovate tutte Abbiamo trovato tutte e tre insieme nella busta poi. Oh, Oh, guarda che bello, bellissimo. Minas Tirith. Una foresta che, vabbè, sembra una foresta, quindi va bene. Bella via questa, no? Questa è un'altra carta che in Pauper dovrebbe essere forte, gettare nel fuoco, perché esilia un artefatto. Il fatto che esilia è forte.
E poi questa toglie l'anello. Se lo beccate in draft, in pre-release. Olifante. Caduta di... Mamma mia, oh, ma ce la facciamo a trovare qualcosa di buono? Mamma mia, che tremendo, tremende ste buste. Vabbè, apriamone un'altra. Ma io conto sul pacco pre-release, perché di solito i pacchi pre-release hanno un drop rate leggermente migliore. Questo è il Galadriel, credo. È sempre tua, se vuoi. I razzi dello stregone. Retheuden, bellissimo. La donatrice. La bocca di Sauron. Oh, bello, questi qua sono, fanno parte del disegnone. Del disegnone grande. Ma che bello. Non sono neanche tanto i set. Mm. Colpo fatidico di Isildur. Bellissima rimozione, ma non vale niente. Ma che foil? È foil così bella e... Vabbè, si poteva far di meglio. È uno sliver. Non ho trovato questo. Vabbè. Questa è un'arte bellissima, ma non poteva essere una carta più forte? Vediamo. Dai, oh, aprimi la bomba. Oh. Anche gli orchetti, che è una rara, non è manco una mitica. Oh. La foil. Un'altra bella foresta. Un'altra bella foresta. È un'isola. Poi. Tutte foreste. Anche questo fa parte. Aragorn? Perché sono tutti arrabbiati? Non lo so perché sono tutti arrabbiati. Che poi nel primo cartone, quello vecchissimo degli anni, quello vecchissimo che in realtà è stato sottovalutato da tutti. Sono i minigiochi che danno adesso, li metto nelle buste così puoi giocare. Semplicemente due giocatori. Sai che non ne ho mai visto uno. Ci sta, almeno ti aiuta. Winchester Draft è... sono quelli con i mucchi separati, con le pile, tutto strano. Non ho giocato una volta, mi sembra. Guardate, anche questo fa parte del disegnone. Ma che belli. Questa idea di fare i disegnoni grandi, secondo me è proprio una figata. Proprio una figata. Tutti arrabbiati con Aragorn. Oh, lui è l'unico che non ha fatto niente. È vero, lui è... Apriamo un set boost. Ma che bello, la contea. E dietro, sai, ho visto cosa c'era? La contea. No, sto male. Bellissimi, guarda. Sì, uno grande e uno piccolo. Ma poi proprio belli, Questi qua sono belli. Sferzata di Balrog. Sono stupendi questi disegni. Ma tutti, eh? Visto che c'è anche la casetta. Sì, c'è anche la casetta. È la contea. Gandalf, quello mitico. Gandalf, Saradoc. È sempre mitico. È giusto. Qua c'erano tre rare. Tutte brutte, ma erano tre rare. Si poteva far di meglio, dai. In realtà questa non è male. Distrugge tutte le creature con forza pari o superiore a 3. Fa il token food. Questa nei commanderoni, secondo me, è una bella carta. Almeno qua si dice così. Noi diciamo così. E apriamo l'ultima busta, set booster. Apri tu, apri io. Apri tu, io mi sento... Senti, tu apri la promo della pre-release, che secondo me ci sono le bombe. No. Bel disegnino. Cos'è? Guarda che bello che c'è Gandalf piccolino. Andiamo diretti. Ah, questo è il disegno... È il disegno base ed è anche un disegnone questo. Marinaia elfica, fiamma di Anor. Mamma mia, ma che brutte ste buste, oh. Ma io vedevo la gente che apriva tutto, 12 anelli. E poi ne riparliamo su sto cosa qua, no? Non ce la faccio. Aspetta, cos'è che c'è scritto? Ah, pericoloso. Frodo. Uscire di casa, ti metti in strada e se non badi a dove metti i piedi non sai mai dove potresti ritrovarti. Carino! Non l'avevo visto. Carino! Cioè, visto. Ma poi guardate che bello, aspetta, con i simbolini. Guarda. Ah, bellissimo! Ma che bello così! Dai, non avevo ancora visto uno. Bello vero? Con gli anellini, sì, quando sei tentato. Esatto. Figo! È carino. Anche i simbolini. Bello. Queste sono le piccole finezze che io da giocatore che gioca al gioco e non mi frega quasi niente della lore, non me ne rendo mai conto. Però vabbè, ti piace il Signore degli Anelli. È vero, l'ho costretta a guardarsi tutto in versione estesa. Estesi non le avevo mai viste, ma neanche tu le avevi viste. No, neanche io le avevo mai viste, guarda che bello.
con la anello. Nostra prima volta a guardare il Signore degli Anelli. Vediamo. Oh, che bello. Un pezzo di casa. Questo è tuo. È la busta più figa, quella del pre-release. Quella con le foglie. Di queste art stupende. Per questo set si sono veramente impegnati dal punto di vista artistico. Meno male. Vabbè. Avevano anche tanti riferimenti, dai. Tanto budget. Tanto margine. Oh, bello! Bello questo, l'Halfling, bella questa. E Frodo Baggins, ma l'anello. Questo... Ah, ma lo puoi tagliare. Ah, sì? C'è la... Oh, che bello. Comunque... ci sta. L'Halfling, tanta roba, Halfling playlist. Questa è bella, vero? Questa adesso sta spaccando, spacca, Non è che dico, proprio spacca di brutto. Perché semplicemente anche le magie leggendarie non possono essere neutralizzate, anche il Planeswalker. Anche l'anello. È il primo che viene, il primo che lo becca, vostro. Click più veloce. Dai. Bella, Mince, questa l'hai aperta tu, è tanta roba. Quanto questa? Sta per ora? Credo un quindicino, normale. Foil penso di più. Però queste rischiano di alzarsi perché sono super staple. Di tutti i formati. Però questa la imbustiamo perché è già curva. E adesso la imbustiamo. Vi ricordo che il modo per vedere se l'anello che trovate uno di uno è vero o no è che deve essere già curvo. Se ve la danno troppo perfetto, troppo bello, è finta. Imbusto signorina. E io intanto vi porto avanti a vedere il draft booster. Yurukai. Ma che belli questi qua, proprio bellissimi. Marine il bello. Saruman. Multicolore, bello questo. Colori Esper, giustissimo. È un'isola che sembra una foresta. Questo bello, questa è una bella mitica, Che famo? Ne apri una tu? Prendi il pre-release, è bello. Di solito sì, sono sempre carine quelle da pre-release. Dai, apro intanto che imbusti. Ho fatto un attimo da sprinter, se mi ricordate, ma non mi ricordavo. Ma quale? Questa qui. Ah, l'Halfling. Sì, sono rimasta stunnata. Perché finalmente abbiamo trovato qualcosa? Ci sta. Cercavo di ricordare. Legolas, caduta un altro di questi. Mamma mia, questa è brutta vera, Mamma mia, aiuto. Io sto cercando di... Ma sì, apposta, aprile una tu adesso. Intanto ne apro la terza e la terza la apro più. Indossare l'anello. Vediamo. Oh. Imbustata. Non usate le perfect size con il pannolino. Il pannolino. Porta di Durin. Che brutte poste. Dai, ma allora lo troviamo un anellino in questa o... Questa lo troviamo un... Un anello, anche un anello normale. Per forza. Non è che ci sia. Ma voi li state aprendo, i collector o no? Scusa. Quanti collector aprite voi? Io sono povero. Anzi, in realtà si muovono da sole le orecchie. Non c'è nessuno che schiaccia. Gimli, carino full art. Bene, però un Sotoken Shibu molto bello. Bellissimo, non ti piace? No, sembrano le colazioni che facciamo negli hotel, dove mangiamo tutto. È vero. Questo è un piatto che prendiamo noi, tipo una pagnotta intera, 16 würstel. Mancano le uova strapazzate. Mancano le uova. Però ci sono le salsicce. È vero. Apri un'altra. Io? Sì. Io lo sto portando un po'. No. Alla fine le buste non erano neanche tantissime insieme. Dai, l'ultima la qui. Vai. Bello, almeno finiamo le immagini. Saruman. Aspetta, ti faccio vedere una cosa che fa ridere.
Saruman il bianco ma la carta blu. Non ho capito. Ultima busta del pre-release e poi apriamo anche il Commander Deck che c'ha dentro le buste Collector Booster Sample. Sì, però non sono dei collector veri, eh. Sono dei collector a metà, quindi l'anello non lo trovi. Dei collector. Sì, dei collectorini. Quasi. Go Faramir. L'osservatore dell'acqua. Abbiamo trovato quella che non fa niente. Sì, quella che non fa niente. Mamma mia. Questa tra l'altro fa ridere perché abbiamo trovato un botto di mitiche, una più brutta dell'altra. Perché le carte belle di sto set sono quasi tutte rare normali. L'anello è raro? Sì, l'anello è mitico. Mitico. L'anello è mitico. Però l'Halfling è tipo raro. L'orco che vogliono tutti è raro. Apriamo il mazzo con mandarino. Dopo vi facciamo una foto così vedete messo. Del setup. Sì, per fare questa doppia ripresa. Mamma mia, ma quanto è complesso aprire sto coso? Mi piace. Bello, vero? Ma infatti non volevo rompere niente, ma cioè non posso non rompere. Come si tira fuori la roba? Ah, da qua. Era tutto dal lato. Dal lato. Ah, c'è anche uno scatolino dentro dove potete mettere le cose. Quello è tutto foil. Le regole. Un collector sample. Un collector booster non vero. Sauron, il signore degli anelli. Guarda che bello, foil etched. Guarda che bello questo. Ma che bello. Con i cattivi. Con i cattivi. Poi ci sono tutti i token. E, ma secondo te? E Sauron, ma di cartoncino. Ma secondo te? Perché sì? Perché sì? Sì. Perché diventi tentato dall'anello, quindi lasci il token sopra. Ma dai. Sì, perché tanto qua dietro c'è solo scritto tentato, l'anello ti tenta. Finalmente hanno fatto un... carino, un token un po'... esatto. Bello, bello. E i necrospetti sono tutti uguali. È vero perché lo puoi mettere su una... Esatto, giusto, esatto. Giusto. Ho provato un po' su Arena, basta. Io manco lì. Vediamo un po' com'è. Ah, Miz, che bello! Potete avere come commander sia Sauron che Saruman. Carino. Ti danno tutte e due foil. Queste sono cose. Op! Corsari, mostruosità del lago. Ah, Shelob! Bello questo. Oh, guarda che bello. Proprio carino sto mazzo. Barrog di Moria. Mamma mia, ma che bello proprio il flavor del mazzo. Lo sguardo senza palle. Mamma mia, che belle sono. Il signore dei Nazgul c'è anche dentro. Ma tutto sto set è troppo bello. Mamma Oddio, come mettere questa? Bello, evocazioni Saruman. Mamma mia, che bello. La reliquia. Il cancello nero. Questo è come quello di Warhammer, ragazzi. È bellissimo, è tutto a tema. Anche carte che ci sono già, tipo Languish. C'è una versione proprio sua di questo. Mamma mia, che bello. Atto blasfemo, quello che fa 13 danni. Mamma mia. Titano dell'inferno, il titano rosso. Wow. Hanno rifatto anche le carte che ci sono già. Tipo il faro diroccato, ma su tutto a tema Signore degli Anelli. Vetta Teschio Drago così. Guarda che bello che è. Tombe legate. Mamma mia. Stupende. Stupende. Ah, qua ci sono anche delle carte nuove. Consider. Guarda che bello, Consider. Ma guarda che bello. Ma mi sto stupendo di quanto è bello questo qua. Vabbè, questo si tiene e si gioca. Si gioca... Ecco qua, il Sol Ring, volevo farvi vedere. Bello, ricordate che questo ci sono anche quelli degli elfi, dei mani, dei nani. E quelli non fuori in realtà valgono un botto, perché sono unici, anche se non sono serializzati. L'attore di comando. Mamma mia. Mamma mia. Etere base. Bello vero questo, eh? E apriamo il finto collector booster. Perché è più sottile e ci sono meno carte. Dai. Te la senti? Sicuramente non troviamo l'anello serializzato. Però vediamo cosa troviamo. Viene qualsiasi cosa in realtà. Siamo poveri. Esatto. Nasty End, vabbè, è tipo, boh, vabbè.
Legolas. No, niente, non abbiamo trovato niente. E niente, per questo video è finito. Vi ringraziamo. Ci vediamo per la prossima. Ciao! Ciao!